Eccoci, buongiorno e bentrovati. Siamo a Canazei presso l'Hotel Rita in compagnia del titolare Enzo Iori. Buongiorno signor Enzo. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, questo hotel ha una storia. Quanti anni ha esattamente? Abbiamo fatto lo scorso anno i 50 anni di attività, è stato aperto nel 68 dai miei genitori e nel corso degli anni, ben appunto 50 anni, abbiamo saputo noi continuare con quello che è stato un po' la nascita di questo albergo, la creazione dei nostri genitori e negli anni abbiamo appunto portato ad arrivare fino a questo livello di struttura, di qualità e servizio che offriamo. E è stato chiaramente dagli anni 70 ad oggi è cambiato completamente il turismo e noi abbiamo saputo negli anni adeguarci appunto alle nuove richieste, esigenze turistiche del nuovo mercato, perché chiaramente in quegli anni si era agli albori e si incominciava, anche Canazei iniziava veramente a diventare una delle stazioni più importanti dell'arco alpino delle Dolomiti, no? Quindi come oggi, però in quegli anni era veramente un po' diverso, anche la tipologia del turismo, la nazionalità, che adesso è talmente diversificata. E devo dire, noi insomma, 50 anni sono lunghi, una grande storia, a partire appunto dai miei genitori, e siamo riusciti a continuare sulle loro orme appunto e a saperci rinnovare secondo le esigenze, come dicevo. L'hotel è ubicato in centro, per cui diciamo è comodo agli impianti e comodo anche per poter partire per eventuali escursioni o gite. Sì, abbiamo la fortuna di essere proprio in centro a Canazei, quindi veramente sia d'inverno la macchina è un optional, si lascia nel parcheggio, nel garage che siamo dotati, e qui è veramente a due passi, scuola di sci, impianti di risalita e lo stesso centro con i negozi, è proprio a due passi, quindi siamo veramente in una posizione strategica. E devo dire, tutto sommato poi anche comunque tranquilla, perché Canazei anche non è grandissima, quindi non è che ci sia grande confusione, quindi nonostante quello si sta bene, abbiamo anche un giardino esterno, terrazza, però è molto piacevole e godersi poi è un anfiteatro naturale anche Canazei, dove siamo posizionati, si vede il Pordoi, il Vernella, Marmolada, il Colace, quindi veramente stando anche qui è un vero, io lo chiamo proprio anfiteatro naturale in mezzo a queste stupende montagne nel cuore delle Dolomiti. Quali sono i servizi interni all'hotel? Noi abbiamo cercato appunto negli anni, come dicevo prima, di dare un po' soddisfare tutte le esigenze. Abbiamo un bellissimo centro salute con piscina interna, un idromassaggio all'esterno in cui si può appunto rilassarsi e godere della vista delle montagne. E internamente abbiamo anche servizi per i bambini, per le famiglie, perché è dedicato anche a loro la vacanza, quindi i più piccoli possono stare con il mini club mentre i genitori si rilassano appunto nel centro benessere o fanno i massaggi, di cui siamo dotati di un ottimo servizio, e più grandi spazi anche di sale, comuni, letture, e appunto per stare bene in compagnia, anche godersi e rilassarsi una bellissima vacanza a Canazei. Perfetto. So che curate molto l'aspetto della cucina e soprattutto avete creato una nuova sala ristorante aperta anche agli esterni. Ma sì, la cucina è sempre stata una nostra peculiarità. Appunto dagli anni 20-30 anni fa era addirittura mia mamma che era la prima persona in cucina, quindi cucina classica fatta in casa, diciamo, e dopo chiaramente anche nell'evoluzione siamo andati avanti. Adesso offriamo sia per l'albergo con 5 menu a scelta di primi e secondi molto curato, e poi abbiamo voluto qualche anno fa aprire anche all'esterno questo ristorante Rita Stube, che siamo molto orgogliosi, lavoriamo molto bene, che è uno dei riferimenti anche della culinaria qui a Canazei, e lì ci dilettiamo con un menù più gourmet, diciamo, anche un po' più ricercato, sempre tipico, e questo appunto possiamo anche soddisfare chi alloggia non nel nostro albergo ma negli appartamenti o nei bed and breakfast e quant'altro. Devo dire, è piccolino perché non è un appunto ristorante da numeri ma da qualità, quindi chi vuole mangiare qualcosa di diverso e particolare può tranquillamente venire. Questo è sicuramente un biglietto da visita anche per l'albergo di conseguenza. Ecco, come sta andando la stagione invernale? Ma la stagione è andata, va molto bene, è andata bene già dalle feste, nonostante che abbia nevicato poco, però devo dire, le piste sono state preparate già dall'inizio, Natale,
Tutto perfetto. Dopo l'ultimo weekend la neve poi ci ha imbiancato, poi dopo ho dato questo perché magari è sempre un po' la cornice che mancava effettivamente sotto le feste, però le piste sono sempre state perfette, quindi si è lavorato sempre a pieno regime, devo dire già da dicembre. Adesso chiaramente la ciliegina sulla torta con questa nevicata, e per il prossimo proseguo della stagione di febbraio-marzo si prospetta anche molto bene, e siamo già tra l'altro poi proiettati anche la stagione estiva, perché ormai si lavora veramente molto bene anche d'estate. Abbiamo già grandi richieste per la prossima estate, con tutte le varie attività che la località offre, dalle biciclette, la mountain bike, pista ciclabile, le attività per i bambini, le malghe. Quindi c'è l'imbarazzo della scelta anche che la località offre tantissimi servizi, e devo dire quindi anche su questo siamo privilegiati, posti come sempre bellissimi. Quindi adesso stiamo lavorando, siamo in piena stagione invernale, ma bisogna già appunto soddisfare per fortuna con le richieste per la prossima estate. E che percentuale sono i turisti italiani e quelli stranieri, e da dove arrivano quelli stranieri? Ma devo dire, noi siamo un po' una particolarità rispetto alla località, che sicuramente la località lavora oltre il 50%, 60% d'inverno, almeno con gli stranieri. Invece devo dire, noi siamo ancora molto tradizionalisti, molto italianizzati come struttura, sì. Anche più del 90% sulla nostra clientela italiana. Poi dopo capita, arrivano i tedeschi, anche qualcuno dell'est Europa, che possa essere Repubblica Ceca, Polonia, ma anche Svizzera e quant'altro, però sempre in numero minimo. Devo dire, noi abbiamo per fortuna parecchia clientela fidelizzata negli anni e prettamente italiana, quindi siamo un po' particolari, lavoriamo anche solo privatamente, senza tour operator o booking, quindi anche per questo devo dire penso che sia un po' un frutto del lavoro che facciamo da anni, questo risultato di avere tutta questa clientela fidelizzata. Anche per prenotare sanno che bisogna, i clienti che devono prenotare per anticipo, quindi settembre-ottobre per i periodi invernali, o adesso febbraio-marzo per quello che è la stagione estiva. Quindi vuol dire, noi la nostra clientela è sempre molto italiana. Perfetto. Vogliamo invitare i turisti e coloro che ci vedono da casa a venire a Canazei, e diamo i numeri per potervi contattare. Indirizzo internet? Sì, possono contattarci direttamente, come dico facciamo tutto privatamente, quindi il nostro numero telefonico è 0462 60 12 19, ormai il più abituale internet, indirizzo email info@hotelrita.com, e su questo potete mandarci, noi facciamo senza impegno i preventivi e quindi in base alla disponibilità e ai periodi richiesti. E siamo visibili sul nostro sito hotelrita.com, in cui ci sono anche due bellissime webcam, una in diretta proprio live, quindi anche se uno vuole proprio vedere, si vede sulla via principale qui che porta la Gabino via, è molto vista, perché in diretta com'è la stagione, come il periodo, se è bello, se è brutto. Quindi vedo anche molti clienti usano molto anche questa nuova tecnologia, quindi se volete su hotelrita.com trovate poi tutto quello che è necessario, anche le nostre tariffe, le offerte, i menu al ristorante, tutti i nostri servizi a disposizione. Perfetto, allora invitiamo i turisti a venire all'Hotel Rita. Ringraziamo il signor Enzo Iori per averci dedicato questi minuti di intervista. A voi studio. Grazie, vi aspettiamo.